qui oggi per cominciare a parlare nel sesto municipio, a informare i cittadini sull'avvio dell'iniziativa di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Rifiuti Zero, una proposta a livello nazionale. Interverrà Massimo Piras e spiegherà un po' come si delinea nei vari articoli. Tutto quello che stiamo dicendo è fattibile fin da ora. L'unica cosa che manca è la volontà politica. Nel senso, abbiamo già tutto in mano, tutti gli strumenti, tutte le analisi di fattibilità, sia economica che infrastrutturale e anche civica, quindi la partecipazione dei cittadini, per avviare un percorso virtuoso dei rifiuti, per smettere tra l'altro di chiamarli rifiuti ma risorse. Siamo qui per presentare la campagna Legge Rifiuti Zero, una legge di iniziativa popolare che parte in tutta Italia, sostenuta oggi da 250 organizzazioni, comitati, coordinamenti, associazioni nazionali che chiedono una legge che fermi l'industria dell'incenerimento e delle discariche e avvii la riconversione verso il riciclo e il recupero, come l'Europa attraverso la risoluzione del 24 maggio dell'anno scorso ha già approvato che al 2020 si chiudano inceneritori e discariche e si avvii quindi già da oggi la riconversione industriale per il recupero di materia, partendo dalla raccolta differenziata porta a porta, partendo dal riuso, dalla riduzione dei rifiuti, dalle migliori pratiche e quindi arrivando al discorso di creare un'occupazione che sia veramente sostenibile, in cui la tutela della salute e del lavoro sia garantita dal fatto che noi l'impiantistica che stiamo promuovendo è un'impiantistica meccanica ad impatto zero, che quindi ha la possibilità di recuperare questi materiali suddividendoli e ritornandoli all'industria che potrà rigenerare e riprodurre nuovi materiali. E tantissime ovviamente riguardano il comparto dei rifiuti, dal progettare materiali che sono riciclabili mentre fino a ieri componevano imballaggi di materiali poliaccoppiati, a sostituire alcuni prodotti di plastica con materiali biodegradabili e compostabili che quindi hanno origine dall'agricoltura e vi possono tornare in forma di compost, a ottimizzare la raccolta differenziata ad esempio aiutando a conferire esattamente un tipo di plastica col solo tipo di plastica o a distinguere il vetro bianco da quello verde, in quanto un materiale in purezza, cioè messo insieme ai suoi simili, ha un valore ancora maggiore. La green economy è composta di tanti splendidi esempi che vanno valorizzati e sostenuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dello Stato ed è bello e importante vedere come dal mondo imprenditoriale vengano tutta una serie di soluzioni a problemi legati al mondo ambientale come quello dei rifiuti. Ho un'attività che gestisco insieme a mio fratello al Pigneto e noi proponiamo un modello di commercio denominato il commercio alla spina, per cui vendiamo tutti i prodotti per quello che è possibile senza imballaggio e la nostra filosofia si basa sul fatto che il cliente viene con il proprio contenitore o busta o quello che vuole lui, barattolo, qualsiasi contenitore in genere, e lo ricarica a seconda delle proprie esigenze.